Arriva la Pasqua e la città di Salerno è al lavoro per farsi trovare ancora più accogliente nel giorno in cui si è registrato anche il primo attracco di una nave da crociera alla stazione marittima di Salerno. È partito stamani il piano degli interventi di pulizia delle spiagge in vista dell'avvio della stagione balneare. Ruspe al lavoro stamani dalla prima spiaggia del lungomare di Salerno. Pulizie di Pasqua, insomma, anche in spiaggia per renderle fruibili a cittadini, visitatori e turisti per le festività pasquali, i ponti del 25 aprile e 1 maggio. È partito questa mattina dalla spiaggia di Santa Teresa il primo intervento straordinario di pulizia dopo le mareggiate dei giorni scorsi. Dal 1 maggio, come ha spiegato l'assessore all'ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella, che stamani di buon'ora ha seguito l'avvio delle operazioni di pulizia effettuate da Salerno Pulita, gli interventi saranno quotidiani di preparazione alla stagione estiva. Abbiamo inteso quest'anno cominciare un po' prima, anche perché c'è stata una mareggiata importante negli ultimi giorni che ha messo un po' in ginocchio tutte le spiagge cittadine. Voi come sapete è un servizio che ogni anno si intensifica nel periodo estivo. Quest'anno ovviamente coincide con un periodo pre-festivo perché ci saranno le vacanze pasquali. Sicuramente noi abbiamo previsto, assieme anche agli altri consiglieri, ai consiglieri comunali, alla Commissione Ambiente, che ovviamente nel periodo pasquale ci sarà un afflusso sulle spiagge, quindi abbiamo inteso chiedere a Salerno Pulita di far partire questo servizio quanto prima. Servizio strutturale che riguarderà la pulizia degli arenili più importanti, quelli che ovviamente saranno sicuramente frequentati, quindi si parte da Santa Teresa, poi la spiaggia, diciamo, delle spiagge della zona orientale. Ovviamente il servizio poi proseguirà partendo dal 1 maggio con interventi specifici quotidiani che mano a mano ci accompagneranno nella bella stagione, la stagione estiva, dove l'attenzione sulle spiagge dovrà essere intensificata. E ovviamente è sempre un problema di risorse. Prevedere questi servizi significa cercare di centellinare le risorse, di non sprecarle, di farle quando è necessario e trovare poi soluzioni nel lungo periodo per fare in modo che le spiagge siano sempre fruibili per la cittadinanza. È ovvio che se avviene una mareggiata fra una decina di giorni dovremmo comprendere che dovremmo replicare, quindi dovremmo essere anche un po' tra virgolette fortunati per avere al meglio, diciamo, il servizio.